Ministro Centinaio, sapete, è il ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Saluto Andrea Carandini e Marco Magnifico, presidente e vicepresidente esecutivo del FAI, e tutti i partecipanti al 23° convegno nazionale dei delegati volontari FAI. Come sapete, oggi sono impegnato in Sardegna, in un importante tavolo con i pastori e gli allevatori sardi, per cercare di risolvere l'emergenza che riguarda la filiera del latte di pecora. E quindi purtroppo non posso essere con voi in questa importante ricorrenza in cui sarà presentato il progetto Alpe, che mi avrebbe sicuramente offerto spunti interessanti di confronto con tutti i presenti sullo sviluppo, la valorizzazione, la gestione dell'alpeggio, un patrimonio del nostro paese che contraddistingue tutte le regioni italiane, dal nord al sud della nostra penisola. Vorrei proprio partire dalla Sardegna, dove sono oggi. Una bellissima isola con antichissime tradizioni di pastorizia e che trattate anche voi nel vostro studio. In questi giorni ho avuto modo di conoscere alcuni di quelli che possiamo definire i veri custodi delle nostre terre, coloro che conservano e tramandano le tradizioni e la cultura legata alla pastorizia, quelli che più di ogni altra cosa possono portare una testimonianza unica di cos'è vivere la montagna, la natura, la transumanza, persone fiere, legate alla loro terra, al loro lavoro, alla famiglia, legate alle tradizioni, legate al prodotto. Ho conosciuto i pastori in Sardegna, persone che quando ti dicono che versano il latte per strada, te lo dicono con le lacrime agli occhi, perché è il frutto del loro lavoro, un mondo autentico, puro, antico. Proprio per questo motivo credo che ci sia la necessità di andare avanti, di tutelare, recuperare, valorizzare il mondo dell'Alpe, fatto di pascoli, di piccoli borghi che rischiano l'abbandono, di tutta quell'architettura di montagna, antiche infrastrutture come mulini, nuraghi, tornando alla Sardegna, i masi del nord Italia, con tutti gli aspetti che ne derivano, economici, geografici, antropologici. Il Fondo Ambiente Italiano da anni si impegna ogni giorno per proteggere la bellezza del nostro paese e porta avanti importantissimi progetti che hanno permesso di recuperare tesori immensi per mille motivi diversi, trascurati, caduti nell'abbandono e quindi nell'oblio. E per questo va al FAI tutta la mia ammirazione e gratitudine. Trovo quindi importantissimo portare avanti questo studio di recupero su tutto ciò che gravita sulle nostre montagne, un patrimonio di tutti e che riguarda tutte le regioni italiane. Non c'è regione che non abbia una montagna, le Alpi al nord, l'Appennino lungo la penisola, perfino le isole. Ritengo che l'economia agricola della montagna sia un pilastro fondamentale per la tenuta dei nostri territori, anche contro il dissesto idrogeologico. Proprio per questo il mio Ministero ha istituito il marchio Prodotto di Montagna, per tutelare i prodotti di montagna, premiare il lavoro di migliaia di piccole e medie imprese che contribuiscono a tenere viva l'economia del nostro Paese. Stiamo cercando di risolvere in questi giorni, con il massimo impegno possibile, le criticità che interessano le filiere del latte, il prodotto di montagna per eccellenza. Abbiamo dato vita pochi giorni fa a un laboratorio per definire gli obiettivi strategici per le foreste italiane. Non dimentichiamo che il nostro Paese ha un patrimonio di 12 milioni di ettari, vale a dire il 40% dell'intero territorio, che dobbiamo proteggere. Molto spesso si dimentica quanto siano importanti le montagne, gli alpeggi, per il patrimonio naturalistico e agricolo del nostro Paese, sia in termini di biodiversità, sia in termini di prodotti che ne derivano. Se abbandoniamo il mondo dell'Alpe, abbandoniamo una parte fondamentale del nostro Paese, non ne riconosciamo il valore sociale, ambientale e turistico di queste aree. Il futuro dell'Italia non può prescindere dal delicato equilibrio fra tradizione, sviluppo e recupero. Grazie, Ministro Centinaio.